fondo per me, per genere, occasione ai figli. Perché abbiamo aspettato 20 anni? Questo avremmo dovuto fare 20 anni fa. Io l'ho detto anche a Rufo, quando l'ho presentato in modo prestigioso il suo libro a Palazzo dei Normanni in Sicilia, un palazzo briguole dei re di Federico II. È stato un giorno di commozione per tutta la classe dirigente, era commosso perfino un mio amico un po' belva come Lombardo, mi sai? un po' particolare, questo è un altro tema, ci vorrebbe una seduta psichiatrica per parlare dell'attuale presidente. Gli abbiamo detto, gli abbiamo sbagliato, abbiamo delegato, dovevamo immediatamente cambiare classe politica e abbiamo riciclato. Mi stiamo parlando di quella centrale, non vorrei che qualcuno di voi confonde la classe politica con le battaglie degli eroi in trincea. Voi per me siete tutti uomini nuovi e dovete combattere fino a 90 anni, perché mi stai capendo, non interessa. Non sto parlando di quelli che comandano sul sedere, non vorrei che... La cosa più cretina è proiettare la dinamica nazionale a livello europeo, è una stupidità assoluta, vi prego di eliminare questo schema di trincea. Ecco, perché dovevano andare al potere le classi che nascevano dai territori. Ditemi voi chi è uscito, ma ancora. Ma lo dico perché conosco la classe politica nazionale, perché salvo qualche prigioniero politico, so chi sono. Quelli che sono adesso erano quelli che erano il movimento giovanile di C che io mi riunivo a Ponte Pio, le stesse, mi seguono. Compreso, come si chiama quello ultimo che è passato al PP, come si chiama adesso? Sono sempre, sempre gli stessi, ma sono ridicoli. Dal tempo di D'Alema, che era vecchio già a quel tempo. Guardate. Allora, Ruffo, questa è la proposta costituzionale, è la base del neomeridionalismo, che è federalista unitario. Quindi torna d'attualità l'idea degli altri meridionalisti, quelli non centralisti. Chi sono? Innanzitutto Luigi Sturzo. Nei materiali che ti do domani ti do, io ho scritto a 30 anni, era un genio, quel prete geniale. Quello ha fondato la democrazia cristiana, un altro grande come De Gasperi, non è questi deficienti che l'hanno distrutto queste cose. Guido Rosso, il figlio, liberal laburista azionista. Salvemini, delle punte, socialista liberal. Napoleone Colaiano, repubblicano, radicale, titano siciliano. Questi sono i quattro padri della patria. Allora, sapete cosa scrive un antico centralista, Biagio De Giovanni, l'ho già citato, professore di 84 anni, grande politologo, europarlamentare, la testa che è stata sempre a fianco di Napolitano, in un libro umile dal titolo sbagliato alla Marsiglia, bisogna tornare a questo passaggio dell'81. Lo dice un centralista, vi ho citato due esempi. Di 80 anni, c'è qualcosa che non va nella mia generazione. Allora, l'altra cosa l'ho già evocata e me la cavo così, vi prego in ginocchio di avere un atto di umiltà, leggete, vi romperà le scatole, ma poi ci ringrazierete. Il libro dal titolo Rozzo, è un titolo editoriale come si chiama, quello di primo aprile, i terroni. È il libro della svolta, ogni tanto arriva un libro. Allora, primo aprile chi è? Un grande giornalista, meridionale, Piana del Colle, pugliese, grande, grandissimo giornalista, umilissimo, tanto che gli hanno affidato la direzione dei grandi settimanali di massa. Quando uno dirige gente o famiglia cristiana vuol dire il più grande giornalista italiano. Fino a aprile prendeva 500.000 euro, mi segue, più segretarie, macchine, ha rinunciato a tutto questo anche per dissenso nei confronti della questione meridionale, ci si è messo di puzza buona, si è dato 3-4 anni sabbatici. Lui ha fatto lo stesso ragionamento che ho fatto anche, c'è qualche conto sul sud che non mi dico. Io non ammetto che i meridionali siano in minorità. Io, Michele, ero andato a Roma per questo motivo. Io ero andato in tasca con i libri di Sturzo, di Gramsci, Fondamara, Le Terre del Sacramento e tutti. Mi stai capendo? Sono arrivato lì e ho capito che a Roma la questione meridionale non gli fregava niente. Lì è avvenuta la mia crisi. E quindi, perché mi sono messo a fare il sitaristico, può darsi che poi faccio meglio.
vado a lottare in Sicilia, ho fatto tutto per cercare di capire, ecco, perché non ho mai bevuto le chiacchiere. Adesso il libro di Pino Aprile, diciamo, sintetizza la revisione storiografica sul terreno progressista, Il libro di Pino Aprile, Terrone, sta vendendo 1 milione di copie, quindi è un fenomeno superiore a quello di un ragazzo pure in campa, che io stimo molto, che sa bene. Io quando ho uscito di questa ragazza, ho detto venderà 1 milione di copie, e diventare il nuovo speaker, mi sei, ci ha azzeccato. Appena è uscito il libro di Pino Aprile ho detto la stessa cosa, adesso Pino Aprile, per fortuna anche lì, è diventato uno sponsor di questa movimentazione, bontà sua è diventato, non me lo metto, un mio tifoso. Dice De Santis, il contadino di Montenero, di Palata, deve dire, bah, si vede che non c'hanno altri, pazienza, lo piglio con ironia, mi fa grande propaganda, Bruno Forte, ne parlavo con Torino stamattina, anzi mi piacerebbe che se lui volesse, voi vorrete fare una presentazione del libro qui, a tema mondo, mi piacerebbe a Montenero, ma se volete, perché gli voglio talmente bene, sta macinando, cioè riunione in tutta Italia, in tutto il mondo, ogni riunione è un evento. Il libro di Pino Aprile non fa niente se a prima botte vi sembra la rozza, rifletteteci, perché no, non è un libro di sintesi del revisionismo storico. Come il Sud è stato massacrato e poi si è automassacrato dagli anni 70. Ma è un libro su come si è costruita la minorità mentale e psicologica dei meridionali, come è stata imposta in 150 anni. È un libro geniale di psicologia sociale e storica. Ecco, io quando ho visto che è uscito questo libro, me l'aveva annunciato Antonio Ciano, il signore di Gaeta di cui ho parlato, uno dei papà di questa avventura, un contadino anche lì, un artigiano, ho detto partiamo. Dopodiché avvengono delle cose casuali. Gaeta, comune importante, bello, straordinario, come queste vasto, Termoli, queste cittadine, poi Gaeta è stata una capitale, una repubblica, i gaetani sono state centrali fino diciamo al 1860, si sono consumate poi le tragedie di quella transizione dell'80-60. Due matti geniali, un professore universitario straordinario che si chiama anche abbastanza Antonio Raimondi, professore della LUIS, figlio di emigrati, uno dei leader mondiali dei salesiani veri, non quelli che usano la religione per il potere, è quello che usano la fede per fare bene. Quindi anche un uomo di fede straordinario, l'abbiamo convinto, che ci metto pure io, insomma, pure ogni tanto perdo tempo, a candidarsi sindaco, e dico, mettiamo due liste neomeridionali. Dice è impossibile. Gli altri partiti hanno l'80%, è bastato provarci sul serio, con la formazione seria. Ecco, Gaeta, quindi due liste neomeridionaliste, e lì Antonio Ciano, uno qualunque dei nostri contadini sapienti per torto, è andato dal notaio e ha messo la sigla a Partito del Sud. Che devo dire, a me, non lo dico in italiano, a me mi angoscia. Per me, come sa Franco, è drammatico, mi sembra anche ereditare questa cosa, però mi hanno fatto che dice, beh, è una sigla. Lo so che ti violentiamo, però serve a dire che questo Partito Popolare Nazionale ha la proporzione meridionale, poi è certo che è un partito nazionale, il nostro migliore leader è Cucurese, un imprenditore dell'Emilia Romagna, che spero di portare su Pino Aprile se voi volete presentare questo libro, per divertirsi, poi ci facciamo una bevuta la sera, non dobbiamo rendere conto a nessuno, per gioia, per la gioia di Dio, non dobbiamo fare nessuna campagna elettorale. L'altro giorno hanno costruito la sede a Grosseto, che ti devo dire? Il problema mi hanno fatto gli uomini di marketing, io sono sempre poco cinico, ahimè, mi hanno detto, beh, questa sigla, anche se è un po' contorta e non ti piace, può servire perché a livello di marketing può funzionare, per trovare un'immediata identità contro, mi sembra. Ecco, quindi a un certo punto c'era, era dal notaio, io poi quando mi sono accorto che un furbacchione come Raffaele Lombardo è per me un nemico, come Bicicletta,
Micciché è il figlioccio di Dell'Utri. Dell'Utri è il capo della borghesia mafiosa nazionale. È chiaro il concetto? Chi di voi ha avuto l'onore di vedere le quattro cavolate sui siti blog ereditati, la prima cosa che faccio il banco. Ho cominciato a alzo zero a attaccare il fondamento. Sì. Chiaro? Tu sai che lì non scherzi, ti possono sparare. Eh? Quindi, gli inviati arrivano, arriva il direttore e dice, Petto, ma cos'è? Il direttore, cos'è? Che va? Com'è che stai esagerando? No, poi sono sperimentato, non ho paura, quindi non c'è paura. Quindi se uno legge bene le cose, dico a te che so che l'hai letto bene, e ti ringrazio, io i primi due comunicati, quelli che è quella è il comunicato per non far nascere la finta forza del sud, perché poiché lui ha capito che Berlusconi sta cadendo e deve cadere e lo dico senza una marea di uomini di questo movimento sono imprenditori come Franco e quindi loro proprio perché non rappresentati si sono dovuti umiliare a fare spesso gli iscritti ai dirigenti di Forza Italia, se la sono passata tutta. Io sono orgoglioso che siano mia vita per capire quello che sta succedendo, come c'è una marea di ragazzi diciamo della UDC sana, quella non cuffariana che ci guarda con amore in Sicilia, sto parlando di Sicilia, ma questa è diciamo la politica più spiccia di cui poi parleremo tecnicamente, ognuno poi si può documentare senza seguire le mie irruenze. Dicevo che sono questo. Dobbiamo impedire l'esplosione di forza del sud, perché a questo punto, lo dico in anticipo, è il partito della borghesia mafiosa che si appresta a ereditare il Berlusconi. È chiaro il concetto? È stato detto? Lo diremo? Chiaro? Quindi noi lasciamo tutto per legittima difesa. Io ho detto non glielo faranno fare. Poi poiché è precipitato il quadro politico, a luglio mi sono accorto che sta avvenendo la frittata. Quindi lo partiamo subito, poi tu sei in politica poi ti giochi in 100 giorni, no? Quindi ricordate nel 94 in poche settimane si giocò 20 anni di storia. Solo gli scimuniti non lo capirono, no? Ed è il momento in cui ho detto, questi di sinistra sono talmente cretini, mi sento dare punto, conviene fare un altro percorso. Grande rispetto alle vostre ricerche, siate iscritti a tutti i partiti che volete, militate, però noi dobbiamo starci a sentire. Ecco, questo è un altro motivo di questa operazione. Perché se Dio non ci aiuta, in Italia avviene un patatrac di gente più. Stanno cercando di fare un'elezione anticipata per fotterci tutto. Scusate il tempo, è chiaro il concetto? Dobbiamo sperare che si sposta di me. Io ai miei uomini ho detto 100 giorni, gli ho imposto di fare una manifestazione fuori a Roma il 18, sotto Natale, che è una pazzia, è franco, perché gli voglio dire che senza di noi perdete, insomma la tattica politica, che di voi interviene sa, le prossime elezioni se si fanno anticipate con la vecchia legge si vince per 20 voti, per 200. Quindi da questo punto di vista una volta tanto ho fatto pure io il furbo, inteso in senso intelligente. Quindi nel senso che dico, perlomeno per inizio, senza fare senza dare 100.000 volte di freddo, dovete fare. Come state capendo? Ma qui siamo alla tattica politica di impegnare. Quello è come le partite, un contropiede, ci vuole un po' di genio, di pazzia. Quindi dicevo, proposta costituzionale di Ruffo, identità storico-politica, la questione meridionale prima aprile, le politiche economiche con i dati veri, Gianfranco Viesti. Questa è, l'ho detto in questa maniera confusa e sconclusionale, è diciamo, alcuni elementi di questa piattaforma neomeridionalista. Ovviamente noi pensiamo che gli uomini e le donne di questa avventura devono essere innanzitutto sparate alle porte ai vecchi politici, intendo quelli nazionali, non che usa parte il sindaco, non ritiene un vecchio politico o il consigliere provinciale, sto parlando di quelle beh, dei nostri parenti a cui diamo il sangue, no? Pensando, guerra frontale alla mafia, l'andrangheta e quant'altro, l'unica amara soddisfazione è che il tema è diventato nazionale.